Benvenuti, bentornati in diretta da Courmayeur, dove piove ormai da un bel po' d'ore, ma il sole ce l'abbiamo, l'uomo delle notti del Toro, Alberto lo Sparasacco, lui è pronto per avvinghiare le donne al traguardo, no, per accogliere tutte, questo sì. Siamo a 81 ore dall'inizio del viaggio, tre atleti al traguardo, il trionfo di Franco Collet, eccezionale, magnifico, unico, forse irripetibile, quello che ha fatto Franco quest'oggi, giunto qui alle 4 del mattino, giù di lì, alle 5:17, per essere più precisi, record per lui, seconda piazza, Jonas Rossi, eccezionale, terza piazza, Peter Restorp, lo svedese, le donne sono lontane, Trigueros guida il femminile con 3 ore di vantaggio su Melissa Paganelli. Parasacco, tu aspetti le donne del Toro, la prima donna verso le, te lo dico sinceramente, 3:30-4 del mattino. Lo so. Lo non so. Male. Sì, sono contento effettivamente di passare una notte. Io piano qui. Sul viso di Alberto Sparasacco. Guardate come sono contento. In più aggiungo, poi andiamo con la lingua, l'altra donna, la prima del Tordetta al traguardo verso l'una del mattino, questo sì, ma di Tordetta ne parliamo tra poco. Gian Alberto a te per il Toro. Yeah, 81 hours since the beginning of Tour de Géant. We saw this morning, early in the morning, he's the Pope Catholic, early in the morning, the arrival of Franco Collet, which is actually the record man of the day. Actually, today is a day of records. First in Courmayeur, record of the Tour de Géant, the only man who did three times first. Then we have second place for Rossi and Jonas Rossi, and third place for the Swedish Peter Restorp. Remember that Rossi is the third time ever on the Tour de Géant. Ladies, it's still too late, too early to see them arriving. Anyway, Silvia Trigueros Garrote, she's on the lead, and with 3 hours of gap with Melissa Paganelli, and so we are waiting for her around 3:30 tonight. Al femminile dunque c'è questa lotta ancora incerta aperta, la meteo può essere una variabile importante con la Trigueros che insomma non molla la presa, sfinita, demolita, freddo, vento, pioggia, nebbia più che altro, lei non molla, lei vuole vincere il Toro per la terza volta, fare quello che ha fatto con lei, però il record oggi non ci scappa, questo posso dirvelo con assoluta certezza, per essere record bisogna essere qui al femminile entro le 23, difficilissima la cosa. Trigueros dunque combattiva, ma attenzione a Melissa Paganelli, bergamasca d'acciaio, pugno destro, sinistro, un gancio e passa questo bel tappeto, ma non lo farà, lei è una grandiosa atleta. Poi dietro più lontane Nick Spinks che guida la pattuglia che lotta per il terzo posto, lei è terza, la britannica, poi c'è la Van Vaart che è quarta, la Pensa brillantissima quinta, sottolineo l'ottima gara anche della Last, Tim Ferino sesta, la bielese Taglia ottava, Calle Valdostane duello vincente per la prima piazza, femminile Calle Valdostane, Zanovello in nona, Marcella Ponte un po' in difficoltà, è tredicesima assoluta. Abbiamo parlato un po' delle donne sul Toro, ma parliamo anche di chi arriverà nelle prossime ore. Poi a te, Juan Alberto, c'è molta attesa, qui come io, nonostante la pioggia, per l'arrivo di colui che sarà il quarto assoluto e quello che non ti aspetti. A mio avviso è un Toro da 10 lode, dalla Val Gandino, Luca Piccinale, il bergamasco eccezionale, felice, contento. E non lontano da qui, lo attendiamo verso le 7:30 al traguardo. Bergam c'è con 3 ragazzi nei 10. Con Piccinali che è quarto, con Bolis che è ottavo, Cosatelli che è settimo assoluto. Parasacco, stai al tuo posto, continua a muoversi di qua e di là. Si diceva di Simone Corsini, per lui c'è la quinta piazza, Piccinali è quarto, il francese Jérôme Lucas un po' in difficoltà e poi il Bosa Nazionale che è settimo assoluto. Diciamo che da qui a mezzanotte i bergamaschi, più il francese al traguardo e poi c'è un valdostano da libro cuore, si chiama Marco Bete, non assoluto. Ultimo riscontro per lui a Borsa alle 16:44, mezzanotte, il Marco Nazionale, Valdostano Doc, persona eccezionale, al traguardo, verso mezzanotte. Io aspetto lui, poi tocca a te con le donne. Buonanotte. Sì, buonanotte ai suonatori. Tra l'altro ci siamo dimenticati di dire una cosa, che mentre ci sono i record a livello maschile, oggi ne abbiamo fatto un pieno, ci sarà anche un record a livello femminile, nonostante se arriva per prima Silvia che Trigueros Garrote. Le tre vittorie. Perché le tre vittorie on the road, una dopo l'altra.
sono le tre. Avete capito che il buon Parasnacco stavede per la Trigueros Gardens senza nulla togliere la bravura della Basca. Diciamo che il mio cuore è italico bergamasco, ma vediamo, la Trigueros merita la vittoria nel caso. C'è il Tor che va avanti, ma c'è anche il Torret che incombe. Nel Torret c'è il valdostano Rigo Jacques che guida, valdostano di Champoluc, Valle di Brusson, quindi Val d'Ayas, ultimo riscontro, Crassati, 18-18. 21:15, 21:30, Grosjac al traguardo, ha un buon vantaggio, un'ora e mezza nei confronti del francese che lo insegue, Christophe Thierrin, e poi c'è la terza piazza per Julien Jugler, il valdostano che ha ciuffato il terzo posto parziale. Tra le donne sul 130 km, Noemi Monet, la Svizzera davanti, soli 14 minuti su Marie Bernard, già seconda lo scorso anno, e poi la piccola grande Faravelli, che è lì attualmente terza, la valdostana. Al femminile direi lotta quanto mai incerta ed aperta, primi arrivi al femminile per la gioia di Parasacco sul 130, una del mattino, primi arrivi. Sì, tranquillissimo, tanto una volta che sono qui, 1-4 non cambia più niente ormai. Parasacco da sempre, da 11 anni, l'uomo delle notti del Tor, lui è una certezza, lo lascerò a mezzanotte, gli dirò tutto bene, lui mi risponderà tranquillo, tradotto dal dialetto vuol dire tranquillo, sì, vabbè. Yes, we're talking che Dio te la mandi buona. Yeah, exactly, we're talking about the Todret, 130 kilometers, they are the first, it's around kilometer 120, it's actually from Aosta Valley, the lead of the race speaks Aostan, by the way, so Henri Grosjac is the first one, and then it's followed by Christophe Thierrin, and third place for another Aosta Valley, Julien Jugler. Concerning the girls, or women actually to be correct, Noélie, then Marie Bernard, and third place for Annalisa Faravelli. So we are waiting for the men early in the night, and ladies late in the night, where I'm going to be the boss. Vabbè. Andiamo sul Tor des Glaciers, la gara partita venerdì, ormai quasi una settimana fa, non proprio, domani gli arrivi del Tor des Glaciers. Che succede? Succede che abbiamo il passaggio in Alta Val di Biona, Alta Val Pellina, con Alchetto e Sesh, bellissimo rifugio, chilometro 374, ne mancano una settantina al traguardo. Radio Papi in Tour ci dice che Papi è sempre assieme a Gilles-Henri Gabiou, pare che parli un po' meno, un po', insomma, Gabiou ha due orecchie così, Papi la gola che insomma inizia un po' a bruciare, ma i due vanno d'amore d'accordo, eccezionale. Sono forse una delle immagini più belle di questo Tor, vanno assieme, diversi in tutto e per tutto, Gabiou che è taciturno, tranquillo, una voce molto soave, Papi che parla tutto il tempo, ascolta musica, poi non so perché, perché di che tipo, vedremo strada facendo. Domani a che ora al traguardo, vi direi nel primo pomeriggio, dalle 13 alle 14, il cammino è ancora lungo, i due viaggiano sempre assieme. Ovviamente c'è una grande amicizia, un grande rispetto tra i due. Stephanie Case, eccezionale, bella, il sorriso più bello del Tor a mio avviso, dedicato al alpinista in Elba, oltre che mangiare, e non è vero, guardiamo anche le belle ragazze, Stephanie Case è forse tra le più belle del Tor, o no? Assolutamente. Come vedete, in quanto... E tra l'altro è talmente bella che anche agli asini gli piace. No. Ed è stata quindi purtroppo, in sintesi. Purtroppo borsicata, ma no, yes. No, scalciata. Scalciata. Concerning the Tor des Glaciers, nothing changed. It's always the lead by the couple that is difficult, the unbreakable couple, and it's Luca Papi and Gilles-Henri Gabiou, which are on the lead. They keep talking to each other, and they will arrive maybe tomorrow early afternoon. Third place, it's always a great, gorgeous, whatever. I have to learn other objective for Stephanie Case, because she's doing so well, and she's third scratch. We have a second woman, second even 2 years ago, which is Marina Plavan. Anyway, next meeting, next rendezvous is tomorrow morning at 9:00. No, del mattino domani, altro TG, ma siamo live con l'arrivo della prima donna, quindi cuore della notte. Il pensiero adesso serio, abbiamo anche un po' scherzato, ma ci vuole anche questo, gli occhi, beh, non abbiamo trucco e parrucco,
lo si vede sul trucco e sul parrucco soprattutto, sul parasacco. Quello che posso dirvi, il pensiero serio va a tutto lo staff del Toro, a tutti i volontari, una giornata complicata, non è freddo tra virgolette, almeno non qui a Comero, ma piove un po' su tutta la dorsale alpina, quindi un pensiero che va agli atleti innanzitutto e a chi li sta accogliendo con il cuore aperto, la magica Valle d'Aosta, i volontari. Ecco, il pensiero questa volta serio e sincero va ai volontari, a questo esercito che è lì silente, non sempre magari ne parliamo, ma sono loro davanti a tutti. Ha vinto con lei, ha vinto lo sport, hanno vinto anche i volontari. E qui grazie a tutta questa squadra fantastica, abbiamo visto postazioni veramente con il sorriso, con l'accoglienza, con il cuore aperto. Ecco, il segreto del Toro, per questo il Toro non è replicabile, sta tutto qui, nel cuore immenso dei volontari della Valle d'Aosta, Valdostani, pardon, e non. Allora il pensiero anche in questa giornata uggiosa, quasi fredda, ovviamente per la notte, Juan Alberto lo Sparasac, conosciuto nel mondo, chiamato in Francia Le Comte de Parasac, piuttosto che Juan Alberto, come lo chiamo solitamente io, Sir in Inghilterra, conosciuto anche in Giappone. Insomma, non c'è angolo del mondo in cui il Toro non sia presente con i nostri sorrisi, ma soprattutto con il sorriso di questi atleti, sorriso misto a fatica. Buon Toro a Parasacco per la notte del Toro, la sua notte. Noi ci vediamo domani mattina, io sarò qui sino a mezzanotte per il commento dei bergamaschi, Bosatelli, Docet e non solo lui. Il prossimo al traguardo, tra qualche minuto avremo al traguardo Luca Picinali, a mio avviso è la grande sorpresa del Toro di Jean 2021. Juan Alberto, a lei, e noi ci vediamo domani mattina, si dice in Valle d'Aosta. Ok, mattina. So we're going to follow the arrival of woman concerning 130, woman concerning 330. What else? Here we are. Bye bye.